Ragazzi, bentornati in questo nuovo video di Minecraft. Oggi siamo in compagnia di Marci, ma tra qualche minutino, tra qualche secondo. Prima devo annunciarvi che questo video è sponsorizzato Nvidia, che mi dà ancora l'opportunità di giocare a Minecraft con il ray tracing, con una scheda video che è già dentro al mio computer, una bellissima 2080 Ti con RTX, tutte quante queste cose qua bellissime. E grazie a questa tecnologia riusciremo a simulare i giochi di luce e ombre all'interno di Minecraft. È uno spettacolo e oggi Marci reagirà con me al mio primissimo mondo incredibile vanilla, che con questo effetto, con questa nuova tecnologia incredibile, è veramente magico. Vi lascio con questo video in compagnia di Marci. Ciao! Allora, non registriamo un video assieme nella stessa videocamera, secondo me, da 3 anni. No, un anno e mezzo. No. Vabbè, per questo evento gigantesco vogliamo 10.000 mi piace. Almeno. E allora, oggi tu reacti alla mia vanilla, ma alla quella storica, perché sicuramente non avrei visto tutte le zone per bene. Ricordo. Ecco, ma in RTX tu sicuramente non l'avrei mai vista. Io non ho mai visto RTX. No, non hai mai visto la mia vanilla. Ci siamo. Ti spiego. Vai. La mia vanilla, sai che è divisa in zone? Sì. Questa è la zona a casa, direi che possiamo partire molto molto basic. La casa ai tempi era... Quando facevamo il nascondino. Bravissimo. Bello. Ma appena entri qua nella zona da glowstone, guarda che bello che è questo corridoio. Hai quello con le sea lantern? Sì, ma ho la zona oceanica con le sea lantern, okay, che andiamo a vedere in piena notte. Per questo che in pieno giorno stiamo andando a vedere tutta la zona del magazzino in sotto. Se noti, quando si usavano ai tempi le shaders, c'era tutto buio, invece qua è fighissimo. Cioè, guarda quest'ombra qui con legno. Io, esatto, io per ste robe qua impazzisco con questo gioco. È una roba... Sapete, farei una vanilla così? Sì e no. Cioè, dipende. Quando è notte è uno spettacolo. Cioè, io farei una vanilla solo di notte, cioè, paradossalmente. Dai, questa qui è la zona casa, bellissima. Questa me la ricordo molto bene. Ah, no, aspetta, ti faccio vedere una cosa. L'ho vista nel mio primo video in RTX e quando l'ho vista ho detto, è una bomba. Chiudi gli occhi. Ti vedo poi dalla fresca se non hai chiuso gli occhi. Guarda qua. Allora, girati. Guarda. Okay. Che bomba! La terracotta fa il riflesso della luce della sul luce, pavimento bellissimo, con la glowstone così. Bellissimo. È una bomba. Allora, questa qui è la prima zona. Quindi non è che ci sia più di tanto da vedere. Anzi, facciamo una cosa. Facciamo anche quelli aggressivi. Spacchiamo anche un po'. Guarda le mongolfiere col buio, illuminate nel cielo con le nuvole. Che bomba. No, la notte è bella. Poi ho messo un RTX fatto apposta, che è bilanciata. Vero, okay? molto. Allora, questa è la prima zona, mettiamola così. Guarda dall'alto com'è. Questo pezzo è bellissimo. Questa zona qui è veramente clamorosa, Poi qua c'è la zona dell'albero, che è proprio soffusa, è proprio... L'avevo fatto esplodere, se ti ricordi. Grazie, Marci, ottimo ricordo. Allora, questa qui è la prima zona. Cioè, te la ricordi molto bene tutto quanto. Poi, ti ricordi che avevo fatto una zona prismarine. Quindi, facciamo una cosa. Le coordinate di sta zona non me le ricorderò, però ce le perdiamo. Dire questa cosa. Quella zona oceanica, ragazzi, mi ricordo quando ancora... Tutta a mano nei video l'ho fatto. Tutta a mano nei video e in live la sera. La notte. Non ti faccio vedere la farm di Guardian. Anzi, facciamo tutto in live. Fai una foto a queste coordinate, se no ce le perdiamo. Ok, facciamo della farm di Guardian. Perché alla portata dell'End non ci andiamo. L'End è troppo esagerato. Andiamo nella super mob farm in piena notte. Intanto mi metto le coordinate qua. Allora. Mamma mia, che bello! Portale del Nether. E poi io adoro il viola, quindi... Ok, guarda il riflesso sulla stone, tutto quanto così. Troppo bello. E poi si arriva qua. Allora, guarda. Qua io avevo messo apposta le sea lantern tutte così. No, guarda, sì, mi sono di brividi, non so perché. Ti giuro. È troppo bello. Ma tu non hai ancora visto l'acquario. No, te lo ricordi l'acquario? Sì, allora, questa era la... Io devo tagliare le nuvole. Come si fa a tagliare le nuvole? Poi in gioco. No. Video? Beh. Era cielo meraviglioso. Cioè, guarda qua. No, comunque la roba delle sea lantern è veramente... Tutto pazzesca. A mano. Sì, tutto a mano. Sapete come faceva lui a cercare i cerchi? Sta cosa? Ci mettevamo su Paint. Esatto. Facevamo il cerchio e vedevamo il pixel come si doveva... Allora, fare. Faccio vedere a tutti, oltre che a Marci. Questa qui era la zona della casa dove si stava tranquilli. Qua era una roba clamorosa, si entrava, tutto fatto in sea lantern, l'illuminazione, ed era... Essendo il miglior costruttore del mondo, io ho fatto ste cose ai tempi per poi diventarlo nella vita in città. Guarda qua, zona da letto, smontiamo tutto, perché poi si scendeva, qua c'erano le mini farm di grano, tutte quante queste cose. Questa è la zona che mi piaceva di più, me lo ricordo. Qua si passa sotto all'oceano, esatto, con tutto questo vetro azzurro, le sea lantern, per poi arrivare a una zona cupa,
e si vedeva questo. Mamma mia, mamma mia! Sei pronto all'acquario? Vai, vai, sei pronto? Ma ti senti proprio carico? Aspetta che me lo sono perso, non mi ricordo più dove era la discesa. Era non di qua, perché di qua c'era la farm, c'era la zona delle chest. Ok. Quindi qua era la zona delle chest. Di qua non c'è la... Chiudi gli occhi, perché l'acquario è la cosa più bella e orgogliosa che... Guarda, 3, 2, 1, vai! Mamma mia! Ma manca lì, perché poi non sono più avanti, non c'avevo più voglia. Ma questo qui era l'acquario. L'acquario è la mia cosa e poi più bella. Adesso sarebbe una bomba che puoi mettere una marea di pesci diversi, quelli tropicali. Io l'avevo fatto apposta per l'aggiornamento. Sarebbero arrivati i pesci, non gli slime. E sarebbe stato clamoroso. Cioè, pensati qua dentro i pesci, tutto quanto. Sì, sarebbe stato bellissimo. Vabbè, e questa qui era la zona della... Okay. Era chiamata Super Mob Farm, perché poi in realtà i tre piloni giganti erano gli spawner, esatto, e lì c'era la roba del doppio iron. Esatto, mi ricordo che funzionava un botto. Funzionava tantissimo, però c'è qualcosa di ancora più bello. Allora, aspetta, una volta avevo testato, guarda qui invece nel tramonto. Che numero è il tramonto? Tipo 18.000. Facciamo 18.000. 19.000, perché mi sa che era 19. Che cordia? No, è meglio, tipo poi 17.000. E no, vedi che è ancora notte. 16.000. Abbiamo buggato tutto. No, vogliamo il cielo meraviglioso. Eccolo! Eccolo! Guarda il sole che fa l'alone sul vetro. E adesso guardati i raggi. Impazzisci con me. Io l'ho fatto come outro. Ciao zombie. Grazie zombie. Anche no, ma ha fatto una bella comparsa, eh. No, ma cioè, anzi, zombie, mettiti un po' più qua. 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 No, un po' più che passano attraverso l'acqua. Come si fa a dire che non è figa sta cosa? È bellissima. È bellissima. È stupenda. Cioè, guarda che arrivano i raggi. Bellissima. Piano piano, anzi dall'altro lato bisogna. Però voglio vedere anche la farm di guardia adesso. Guardati qua. Mamma mia. Dimmi se il miglior costruttore del mondo. Questo è wallpaper, raga. Allora, se arriviamo a 21.000 mi piace, lo scarichiamo. Facciamo lo screen e ve lo mettiamo gratis. Ok, ok, ci può stare. Allora, facciamo l'ultima zona. L'ultima? Ultima zona, l'abbiamo detto. Qua si va nella farm di Guardian, che faceva una roba come 13.000 drop all'ora. Una roba così. Questo qua è già il portale, l'ossidiana. E questo è quarzo. Esatto. Questo è quarzo, non è vetro, è quarzo. Allora, se non mi sbaglio... Si scendeva da questo lato, esatto. E avevo messo delle Sea Hunter un po' a caso sopra. Erano un po' bruttine, ma le possiamo lasciar perdere. Il fatto è che avevo fatto un pavimento tutto quanto con un tema di Sea Lantern che si illuminava in mezzo all'oceano. Cioè, ragazzi, qua io guardavo lì perché sapete per la videocamera. Qua c'era un monumento oceanico. Ho svuotato tutto a mano in vanilla, in survival, in un video. E ci ho fatto questo. Questa era una farm di Guardian che faceva 12-13.000 drop all'ora. Questa, no, con la nuova funzione dell'acqua di respawn non funziona in più. Infatti se guardi dentro è completamente vuota. Fino all'1.12.2 funziona però. Cioè è testato. È vero, raga, me l'avete chiesto anche a me l'ultima volta. Noi abbiamo concluso le nostre vanille nella 1.12.2. È perché dopo ci sarebbero state distrutte. Ma anzi, l'unica cosa che mi è rimasta è che avevamo paura che si togliesse, era il fatto del gate che non faceva cadere l'acqua. È rimasta così questa. Sì, è vero. A caso. Però il pavimento era tutto quanto in glass. Esatto. E guarda che spettacolo. Troppo bello. Cioè, che poi se tu no, se togli l'hitbox, fai F1. Esiste guarda, F1. Sembra che non che, cioè, che non ci sia. Sembra sia tondo anche. Esatto. Sembra dà un effetto clamoroso. Cosa ne pensi? Da 1 a 10 11. Ok, mi piace. Ragazzi, io spero che questo video qua vi sia piaciuto, perché l'ho fatto a casa di Marci, non posso dirvelo, è un segreto cosmico. Mi raccomando, lasciate un bel commento, iscrivetevi al canale, se volete scegliere, vi mando a vedere che è tutto, Marci è tutto, ragazzi. Ciao!